Parliamo ancora di tiro di campagna, di tiro 3D o comunque di tiro all'aperto, dove non è un tiro statico, dove non è il tiro alla targa, dove effettivamente ho i miei 50 metri, ho il mio 18 metri e così via. Parliamo di tiri in salita e tiri in discesa. Abbiamo già visto per quanto riguarda le compensazioni e ne abbiamo già parlato. Se non avete visto il video sui tiri in salita e discesa, se dobbiamo togliere metri, aggiungere metri, quanto dobbiamo togliere, vi invito ad andare a vedere il video sui tiri in salita e discesa. Ma troppo spesso, e lo sento anche dai tecnici, di effettuare questa famosa T. A mio modesto parere, e non solo a mio modesto parere, ma il 90% dei grandi tiratori arconuti, quindi dei top tiratori arconuti, non effettuano nessuna T. Ci sarà un motivo, ripeto, ma non mi voglio arrabbiare, non mi sto arrabbiando, ci sarà un motivo perché i top non curano la T e non effettuano una T. Ci sarà un motivo, ve lo siete chiesto perché c'è questo motivo? C'è questo motivo perché è molto, molto più importante avere una corretta forma di tiro, una forma di tiro confortevole che mi permetta di essere ripetibile. L'arco nudo non ha una stabilizzazione, non ha un clicker, quindi non ho un sacco di possibilità per poter effettuare una T come si deve. Mi conviene stare a piedi uniti ed effettuare un tiro confortevole. Quindi non voglio più vedere gente che fa così, questa posizione, e poi si abbassa e tira. A parte che è vietato, perché l'arco si apre solamente in direzione del bersaglio. E poi perché io devo avere un atteggiamento, quindi portare il mio atteggiamento verso il bersaglio, sia esso in salita e in discesa, e poi tirare in modo confortevole. Come lo devo fare? Devo tirare in discesa in quella posizione? Beh, mi metto in questa posizione, sono confortevole, vedete i piedi sono a piedi uniti, sono completamente a piedi uniti, sono in questa posizione, ok? E tiro. Effetto il mio tiro in discesa. Ok, non c'è bisogno che io debba fare delle cose astruse, completamente astruse, ad esempio trovare proprio questa direzione del bacino nel quale poi non riesco più a capire propriocezione zero. No, io devo avere un atteggiamento benissimo, alzo su, allineo il gomito e tiro la mia freccia. Per quanto riguarda il tiro verso l'alto, stessa identica cosa, sempre piedi uniti e effetto il mio tiro verso l'alto. La T solo abbozzata. Sarà poi, come abbiamo visto nel video dei tiri in salita e discesa, sarà la mia sperimentazione a capire quanto togliere, quanto perdo di allungo, perché magari è possibile, certo, è possibile che io perdo qualche millimetro di allungo nei tiri in salita e nei tiri in discesa, ma io non ho il clicker. Non ho questo problema di dover avere un allungo super preciso. E siccome poi alla fine devo togliere pure dei metri, può anche essere che nei tiri in discesa non debba togliere assolutamente nulla, perché quello che perdo
di allungo lo compenso dal fatto che avrei dovuto togliere qualche metro. Quindi abbiamo visto, nei tiri in discesa posso magari un po' spostare il bacino all'indietro, ma questo è il tiro che io devo fare. Ok? Quindi comfort, sì, ti parliamo. Non dico che sia il diavolo la T, però alle volte ci impegoliamo in situazioni che non sono performanti. La performance ce l'abbiamo se la nostra tecnica è confortevole. Confortevole vuol dire ripetibile, ripetibile vuol dire punti. Quello che conta sono i punti. Ok? Provate, scrivete nei commenti se non capite qualcosa e vi rispondo.